attività che facciamo. Conoscere il passato per costruire un futuro migliore è il titolo dell'iniziativa in programma lunedì 21 gennaio al Teatro Sperimentale di Pesaro nell'ambito della Giornata della Memoria. A partire dalle ore 10 gli studenti pesaresi incontreranno Franco Perlasca e Luciana Amadio per comprendere da vicino l'incredibile vicenda e la storia del padre Giorgio, commerciante italiano scomparso che nella Budapest del 1944, occupata dai tedeschi, pose sotto la sua protezione, salvando dalla deportazione e dalla morte certa 5.000 ebrei. L'incontro sarà l'occasione per gli studenti, attraverso la proiezione di un filmato e di un dibattito, di conoscere la tragica vicenda, avventurosa e per certi versi paradossale, di questo eroe per caso, dalle cui decisioni poteva dipendere la vita o la morte di un uomo, le sue doti diplomatiche, la passione civile e la sua grande caparbietà. Quest'anno in particolare abbiamo avuto la fortuna di unire queste iniziative degli Amici della Prosa, del Conservatorio, degli istituti scolastici, dove appunto i ragazzi a gruppi incontrano esperti del settore. In particolare parliamo quest'anno delle parole dell'odio, quindi cosa vuol dire usare certe parole nei confronti di persone, di enti, di associazioni, di odio, e quindi di eliminarle di conseguenza da quello che è il nostro lessico. La Giornata della Memoria proseguirà poi sabato 26 gennaio al Conservatorio Rossini, nel quale organizzerà per l'occasione l'esecuzione di una serie di brani di compositori ebrei che a diverso titolo sono stati coinvolti nelle tragiche vicende dell'Olocausto. Anche quest'anno, nel giorno della memoria, il 27, verrà celebrato un consiglio solenne, sabato 26 alle 9.30 al Conservatorio Pedrotti, un appuntamento importante perché, come sempre negli ultimi questi anni, c'è un grosso lavoro svolto dalle scuole in collaborazione tra loro. Quest'anno abbiamo anche gli Amici della Prosa che hanno svolto una loro attività e il Conservatorio stesso che il giorno del 26 allieterà il nostro consiglio con un appuntamento musicale.